ma su cui forse vale la pena fare una riflessione, perché a fronte di tanti disoccupati ci sono anche posti di lavoro che sarebbero disponibili ma non vengono occupati. Sentiamo Luisa Parisi. Farina, acqua, lievito, olio extravergine d'oliva, pomodoro, una spolverata di mozzarella e basilico per guarnire. Con pochi ingredienti di qualità, la pizza, uno dei piatti più amati al mondo, è servita. Ma grazie soprattutto ai pizzaioli stranieri, perché in Italia, sebbene la disoccupazione giovanile sfiori ormai il 38%, da una ricerca Excelsior promossa dal Ministero del Lavoro e Unioncamere, risulta che all'appello mancano 6.000 pizzaioli qualificati. Sono del Bangladesh. Macedonia. Egiziano. Il lavoro principale lo svolgiamo noi, poi abbiamo un aiuto, logicamente, e l'aiuto è di albanese. Quello che è la ricerca di professioni qualificate nel nostro settore è un'emergenza storica, sia perché c'è un abbandono da parte dei giovani, di quelli che sono i cosiddetti mestieri, che impongono evidentemente manualità, perché hanno, e questa disaffezione nasce essenzialmente da una questione di immagine, da una questione di sacrificio, perché sono mestieri evidentemente impegnativi. Nonostante la crisi, quello delle pizzerie resta un settore estremamente dinamico che occupa circa 240.000 addetti tra dipendenti e imprenditori e che sviluppa 9 miliardi di fatturato l'anno. Un dato in controtendenza rispetto all'andamento generale degli altri esercizi commerciali, che nel 2012 ha registrato un saldo negativo tra chiusure e aperture per circa 6.000 esercizi e nel primo trimestre 2013 conta già 4.000 attività in meno. Certamente anche il settore delle pizzerie sta soffrendo, perché evidentemente si è abbassato quello che è la possibilità di spesa del consumatore, e lei sa che quando c'è una malattia c'è chi prende il raffreddore, c'è chi prende l'influenza, e in questa situazione possiamo dire che le pizzerie abbiano solo il raffreddore. Di necessità virtù, perché grazie alla passione intramontabile per la pizza, sia al piatto che al taglio, da asporto a domicilio, che i gestori hanno aggirato la difficoltà del reperire personale esperto assumendo lavoratori stranieri. Negli anni dunque la figura del pizzaiolo si è profondamente trasformata ed è così che, imparando l'arte e mettendola da parte, immigrati nordafricani o provenienti dall'Europa dell'Est sono riusciti a costruire sul campo un percorso professionale e anche imprenditoriale. Pizzaiolo, secondo me, è un bel lavoro, non è che è troppo faticoso, non posso lavorare e pagano poco, pagano benissimo. Qui il problema è trovare italiani che vengono a lavorare con serietà. Ci vorrebbe anche un maggiore impegno da parte dello Stato nello sviluppare quelle che sono le scuole professionali oggi lasciate così come prospettiva residuale dei ragazzi che hanno magari tentato il liceo, le scuole tecniche. Le scuole professionali invece dovrebbero essere una realtà su cui sviluppare il rilancio del nostro paese. Ma che consiglio darebbe a un giovane che è senza lavoro e che si rifiuta di fare il pizzaiolo? Guardi che questa cosa l'ho fatta io tanti anni fa, mio papà faceva tutt'altro mestiere, i miei fratelli che sono stati pionieri della nostra azienda hanno incominciato mettendosi evidentemente nei lavori più umili in un'attività di alimentare, sviluppando poi un business, un'attività per cui i pubblici esercizi sono stati gestiti da ex camerieri, da ex cuochi che si sono messi in proprio, per cui il settore potrebbe essere una grande opportunità anche dal punto di vista imprenditoriale e non solo dal punto di vista dell'occupazione dei giovani. Tu lo faresti il pizzaiolo? Se non avessi nient'altro da fare, credo di sì. Che lavoro hai fatto nella tua vita? Il pizzaiolo, cioè che rendi la gente felice attraverso il cibo, è bellissimo. Un caso.